Antonio Ferrara, detto Nino, e mi occupo di scrittura, illustrazione e formazione, ma soprattutto considero i libri una forma, anzi la forma principe ideale per fare educazione sentimentale con i ragazzi, cioè per insegnare loro a nominare e a condividere le loro emozioni. Si tratta di un libro, La corsa giusta, che parla di Bartali, detto Ginetto, Gino Bartali, detto alla fine Ginettaccio perché aveva un carattere impossibile ma anche formidabile, nel senso che era una forza della natura, non solo perché, e così ho provato io a raccontarlo, come una splendida metafora della capacità che possiede ciascuno di noi di rialzarsi anche dopo le cadute più terribili, nel suo caso è proprio il caso di dirlo, di vere cadute, ma non solo fisiche. Ne ha passate di tutti i tipi, dalla morte del figlio alla morte del fratello, a resistenze del regime fascista perché lui rischiava di essere troppo famoso e perché non impegnato, per così dire, politicamente, non iscritto al fascio, ma soprattutto la voglia di parlarne mi è venuta quando ho scoperto lo scorso anno che è stato insignito alla memoria Gino Bartali dell'onorificenza di Giusto d'Israele, una delle onorificenze più importanti per lo Stato di Israele e per gli ebrei tutti, che premia sempre i cosiddetti gentili, cioè i non ebrei che hanno aiutato e salvato la vita almeno a un ebreo. E ho scoperto dunque, perché lo ha rivelato una di queste persone da lui salvato, appena nel 2013 lo ha rivelato, che lui con l'alibi dello sport, durante la guerra, fingendo allenamenti continui, ha nascosto nel telaio della sua bicicletta, andando in giro e portando appunto documenti segreti, documenti clandestini, cioè carte d'identità false prodotte in clandestinità appunto, che hanno consentito la salvezza di centinaia di ebrei che con quei documenti da Genova partivano alla volta degli Stati Uniti, salvandosi dalla Shoah. Ecco, lui non ha mai parlato in vita di questo lavoro sommerso, neanche quando la guerra è finita e molti si sono vantati di aver fatto i partigiani. Lui ha fatto tutto in splendida solitudine e in splendida segretezza, anche perché il suo motto preferito, e compare in esergo, cioè all'inizio del libro, era il bene si fa ma non si deve dire, perché altrimenti si sciupa. Questo sosteneva il Pio Bartali, cosiddetto, così definito, tanto Pio quanto Coppi invece era considerato il comunista, e quindi erano rivali persino politicamente, ma sono stati anche profondamente amici. E poi ci sono altre cose che non vi dirò assolutamente nel libro, ma la biografia di Bartali è un romanzo, quindi si trattava solo di metterlo in ordine e naturalmente arricchendolo con quello che gli scrittori definiscono il romanzare, che non vuol dire scrivere il romanzo, vuol dire aggiungere aneddoti o estremizzare quelli in effetti poco noti ma effettivamente avvenuti.